Vi invitiamo a percorrere insieme a noi la Pasqua di Francesco. Cari amici, il Signore vi dia la pace. Nel tempo che segue fino a Pasqua, rivolgiamo la nostra attenzione alla Basilica Superiore. Questa basilica realizzata a croce latina, con una sola navata, rappresenta l'unico monumento nell'arte in Italia che ci permette di seguire con continuità il passaggio da una concezione bizantina della storia sacra ad una visione gotica e realistica realizzata da Giotto e non solo. L'invenzione del programma iconografico della basilica è merito di Fra Matteo d'Acqua Sparta, un frate erudito e continuatore fedele del pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio, dalla cui leggenda maggiore sono state tratte le didascalie della vita di San Francesco, rappresentate qui. La disposizione è realizzata a più piani, ma gli affreschi non sono necessariamente ordinati in modo cronologico, proprio perché la sequenza ha un valore simbolico e corrisponde al disegno divino. Sulla parete nord, in alto, possiamo vedere alcune scene tratte dal libro della Genesi: la creazione del mondo, la creazione dell'uomo, la caduta di Adamo ed Eva che si sono allontanati da Dio disobbedendolo, poi la storia di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Sulla parete sud possiamo vedere invece le scene tratte dal Nuovo Testamento, la storia di Gesù, iniziando con la Natività e finendo con l'affresco della Risurrezione. Carissimi, questa non è altro che la storia d'amore di Dio con l'uomo. L'uomo, peccando e allontanandosi da Dio, non viene abbandonato. Il Signore manda il suo Figlio, Gesù, come modello, come fratello, come compagno di strada, come colui che solleva, che prende su di sé il peccato e ci mostra il suo amore sulla croce, da dove sorgerà per noi una nuova vita. Questo è il modo del Signore di dire: vi ho creato per me e vi voglio per me felici. Nel piano inferiore abbiamo invece i 28 affreschi della vita di San Francesco realizzati da Giotto e la sua scuola. Questi affreschi non rappresentano necessariamente una biografia nel termine stretto della parola, perché non iniziano con la nascita del santo, ma dalla sua giovinezza. Perché l'intenzione era quella di rendere visibile il modo nel quale San Francesco ha risposto all'amore di Dio, la conformità della sua vita a quella di Gesù, la sua nuova vita, la sua rinascita in Cristo. Una storia unica, così come unica è la storia di ognuno di noi, con le sue scelte. Chissà quante scelte sbagliate ha dovuto fare San Francesco fino ad arrivare alla scelta giusta. Quelle scelte che gli ha portato nel cuore la pace di Dio. La settimana prossima iniziamo il tempo di Quaresima. Questo cammino di identificazione con Cristo non è un tempo di tristezza, ma è un tempo che ci chiede di fare le nostre scelte, lasciando dietro ciò che ci rende tristi. Percorreremo questo tempo accompagnati da San Francesco, dalla sua Pasqua, e lo guarderemo come lo hanno guardato i suoi contemporanei. Un esempio unico e luminoso, un esempio di un uomo che si è affidato totalmente alla salvezza che proviene da Dio. Il Signore vi benedica.